E ancora Magonara, professione difensore, con un gol negli ultimi minuti a regalare un altro punto importante allo Scandicci. Dopo l'1-1 infrasettimanale sul campo del Montespaccato, Magonara segna e fissa il 2-2 in casa al Turri tra Scandicci e Rieti con una rete al 92esimo. Una partita che inizia subito con buoni presupposti. Quinto minuto, calcio d'angolo per lo Scandicci, colpo di testa del giovane Corsi, classe 2003, fuori di poco. La risposta al nono minuto per il Rieti con una punizione di Tortolano che colpisce il palo alla destra di Timperanza. Al quarto d'ora ancora Rieti con un tiro di Vari sugli sviluppi di calcio d'angolo, bravo Timperanza che si allunga e devia. 19esimo, stavolta la punizione è per lo Scandicci, la batte Burato, palla fuori di poco. 25esimo, Chernezzo ad accendersi, tiro da fuori area, alto di poco. E al 33esimo lo stesso Chernezzo entra in area di rigore, finta e controfinta. Palilò lo mette giù, calcio di rigore dal dischetto va Capitan Burato, la palla è angolata ma colpisce il palo interno, poi tapin di Corsi, alto sopra la traversa. Arriva così la beffa per lo Scandicci al 44esimo, in comprensione tra Santeramo e Timperanza, si inserisce Koulibaly che ringrazia, palla in rete, 1-0 del Rieti a Scandicci. Si va così al riposo con il vantaggio ospite, lo Scandicci però riparte con un tiro di Cherneso al 50esimo, palla però centrale per il portiere. Al 57esimo Menghi ci prova per il Rieti con un tiro al volo, palla alta. 60 secondi più tardi il neoentrato Pierangioli, gran tiro da fuori area, palla che si stampa sul palo e quindi Scandicci vicino al pareggio. Dalla sinistra, colpo di testa di Magonara, alto di poco, altra occasione per lo Scandicci. Rieti che risponde al 77esimo con un colpo di testa di Koulibaly, bravo Timperanza a rispondere, poi è Ficini a deviare il tap-in dello stesso attaccante ospite. Scandicci che arriva al pareggio all'82esimo con Pierangioli. Buona l'azione con Sinisgallo che dà a Magonara sulla destra, palla dentro per Pierangioli che trova il diagonale vincente 1-1 e ritorna la parità al Turri. Ma il pari dura in realtà poco perché all'84esimo il direttore di gara assegna il secondo rigore di giornata con Tortolano che va via sulla sinistra, palla per Koulibaly che calcia alto ma viene poi colpito anche da Palermo, quindi penalty decretato dal direttore di gara, dal dischetto va Tortolano, Timperanza intuisce ma non ci arriva e quindi Rieti di nuovo in vantaggio 5 minuti dal termine, 2-1 per la squadra laziale. Non è finita però perché al 92esimo lo Scandicci riesce a recuperare sul 2-2 ancora grazie a Magonara. Punizione dalla sinistra di Pierangioli, parabola perfetta per l'inserimento di Magonara che infila in rete e fa 2-2. Altro gol nell'extra time per il difensore dello Scandicci che fissa il punteggio sul 2-2. L'ultima occasione al 94esimo ancora per lo Scandicci con un tiro di Pierangioli da fuori, palla però strozzata, termina a lato alla destra del portiere. E finisce quindi così 2-2 tra Scandicci e Rieti, una partita piacevole, ricca di botta e risposta con alla fine le due squadre che si prendono un punto per parte.